Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo del misuratore di glucosio, glicemia e diabete della Sinuker. Il prodotto che ho qua tra le mie mani è un misuratore di glucosio, glicemia e diabete a marchio Sinuker. In realtà ho un kit a disposizione che è formato appunto proprio dal misuratore, che è quello che andremo a riutilizzare più e più volte, e dal kit di consumabili che ci permettono di andare a effettuare fino a 100 misurazioni, composto dalle strisce reattive e dagli aghetti pungidito. Prima di andare a vedere il contenuto della confezione però vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere tutti video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Qua sotto in descrizione trovate il link a questo kit e a tutti i consumabili da utilizzare quando avrete finito queste dosi, e inoltre trovate anche il link al mio canale Instagram e canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora vediamo subito il contenuto della confezione. All'interno di questa scatola troviamo ovviamente un libretto di istruzioni, una custodia con cerniera che ci permette di contenere all'interno il nostro misuratore e altri accessori. All'interno della confezione, oltre al misuratore che ha delle dimensioni veramente compatte, troviamo anche la penna per andare a pungere il dito e poi andare a prelevare il campione di sangue che andremo a utilizzare proprio con gli aghi pungidito. Si tratta di un misuratore perfetto per glicemia, diabete e glucosio. Il funzionamento è molto semplice: andremo a posizionare le linguette monouso nella parte superiore, andiamo a collegare un ago pungidito alla siringa che ci servirà appunto per andare a pungere il dito e andare a prelevare poi il sangue, e poi inserire la linguetta da una parte o dall'altra per andare a effettuare direttamente la misurazione. Il dispositivo funziona con due batterie nella parte posteriore, cosa che ci permette di andarlo a utilizzare senza problemi, senza necessità di un caricatore. Per quanto riguarda invece i consumabili, sono da utilizzare per una singola misurazione e quindi dovremo andarli a cambiare ogni volta che effettuiamo la misurazione stessa. Per questo è poi possibile acquistare anche solamente un kit di aghi pungidito e di linguette direttamente da Amazon. Io qua sotto in descrizione vi lascio il link per vedere tutti i dettagli del kit che abbiamo noi e dei vari ricambi che potremo poi andare a acquistare quando abbiamo finito quelli forniti in dotazione nel kit. Per le misurazioni è necessario un campione veramente piccolo di sangue e in appena 10 secondi avremo il risultato del test che abbiamo effettuato. Inoltre il nostro dispositivo è in grado di andare a memorizzare le misurazioni precedenti ed è in grado di contenere fino a 200 valori in memoria, fornendo anche i dati medi di 7 giorni, 14 giorni e 30 giorni. Grazie alla custodia presente all'interno del dispositivo sarà possibile portare con noi il dispositivo con le sue batterie, la pistola pungidito nella parte centrale e da questa parte andare a posizionare delle linguette e degli aghi pungidito da portare sempre con noi. Quindi se avrete la necessità di effettuare un monitoraggio continuo avremo a disposizione il tutto in un kit ben custodito. Come al solito, se avete delle domande su questo dispositivo potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Se invece avete bisogno di un consulto medico è ovviamente sempre meglio consultare il vostro medico di base per questo tipo di informazioni. In descrizione trovate il link per acquistare questo kit di monitoraggio della Sinuker. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video con il monitor del glucosio, diabete e glicemia è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.